Salute e codice rosso a Brindisi, un titolo importante per un incontro altrettanto importante. Sì, terza tappa del nostro percorso di costruzione del piano territoriale del lavoro a Brindisi. Sanità e welfare per noi sono delle priorità. Per garantire l'esigibilità del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione c'è bisogno di rivendicare anche per Brindisi ciò che va fatto rispetto anche ai tagli che abbiamo dovuto purtroppo registrare di questi ultimi anni, soltanto negli ultimi 3-17 miliardi in meno per il settore sanità da parte del governo centrale e 3 milioni di questi 17 sono di ticket che pagano ulteriormente i cittadini. Noi abbiamo necessità di fare il punto perché Brindisi purtroppo da oltre un decennio rivendica che era già in una situazione di forte affanno e sofferenza rispetto alle altre province pugliesi e tutto ciò che è accaduto in questi ultimi 10 anni in termini proprio di piano di riordino, di piano di rientro, tutto ciò che è pesato sulle nostre strutture, non è andato nella direzione giusta, soprattutto in termini di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa. Rivendichiamo questo, oggi qui abbiamo l'assessore Gentile e vogliamo fare le nostre proposte direttamente a lei. Assessore, si parla di un tema importante oggi, la sanità, la salute, un tema scottante soprattutto in Puglia. Partecipiamo ad un percorso, mi auguro, di condivisione rispetto a temi che hanno una rilevanza straordinaria per la vita delle persone, per la vita quotidiana delle persone. In un momento di grande difficoltà, i governi che hanno segnato un passaggio doloroso oggi ci espongono a molteplici difficoltà, il blocco del turnover, il blocco delle assunzioni, i tagli che ancora si intravedono nelle prossime scelte di governo certamente non ci aiutano a costruire un profilo di sanità moderna, molto concentrata sulla qualità, ma anche sull'integrazione sociosanitaria, sulla scelta di potenziare una medicina di territorio sempre più di prossimità. Solo il 13% dei pugliesi si ricovera in ospedale, il 50% dei cittadini e delle cittadine di questa regione chiede un'assistenza di qualità ma di prossimità nei poliambulatori, nelle case per la salute. Insomma, un modello che la Puglia sta sostenendo, che certamente risponde ai requisiti di economicità, di efficacia e di efficienza, ma anche per questo modello occorrono risorse. E quindi avvieremo una battaglia con il prossimo governo per chiedere che non vengano decapitati i diritti. Ovviamente il primo in assoluto è quello della salute. Si può sperare in un futuro migliore da questo punto di vista? Noi stiamo lavorando per ottimizzare la spesa, per avviare una spending review intelligente dal profilo umano. Si può risparmiare investendo e migliorando la qualità. È una scommessa difficile, ma pensiamo, ci auguriamo di poterla vincere.